Ciao, allora oggi provo per i miei vlog, voi sapete che questa cosa qua sarà postata sul Pirata, che è il mio canale secondario dove faccio gli esperimenti e così faccio vedere un po' anche della mia vita per quelli che me lo chiedono sempre sul mio canale principale che è Ermanno Azzolini, quindi andate a vederlo se siete arrivati qua per caso. Là è il canale più importante dove parlo dell'NDE, parlo dell'outdoor, della vita dopo la morte, parlo di coltelli per chi è appassionato di questa collezione, parlo di un po' di cose. Ecco, cucina, elettrodomestici, test, cose. Quindi, se volete, Ermanno Azzolini il canale. Se no, continuate a seguirmi qua. Allora, provo questa Go 2, questa piccola camerina e oggi è il mio giorno libero, forse in realtà inizio a fare un po' di cose. La prima cosa volevo fare, che non è una focaccia genovese perché sennò è troppo condita, allora quando ho voglia faccio la focaccia genovese, farò una specie di pane così per mangiare, poi boh, forse anche delle cotolette, qualcosa. Vabbè, se volete seguirmi anche in questa cosa, io comincio. Ma innanzitutto cerchiamo il lievito. Qua ne ho uno già aperto, lievito fresco, e quindi utilizzerò questo lievito assieme alla farina. Planetaria, abbiamo la planetaria e adesso vediamo la farina. Farò un chilo di farina. Ho la 00, quindi userò la 00, quindi via. Io faccio sempre cose veloci, niente di star lì, cosa. Ovviamente lieviterà per almeno un'ora, ma facciamo un chiletto di farina, eccola lì. Non c'è neanche la luce, così come viene, come uno fa a casa le cose, senza bisogno di tanti fronzoli. E vedo già che il gatto ha sparso le crocchette, quindi dopo dovrò pulire anche le crocchette del gatto. Prendiamo la mia tazza, questa, dove verso il lievito, che non andrà tutto, ma aspettate che qua ha le gambine e così le mettiamo le gambine. Non andrà tutto, ma andrà la metà di questo che c'è qua. Eccolo qua, il lievito di birra. Ne tiriamo via una metà, lo spezzettiamo e poi lo sciogliamo con un po' di acqua calda e un cucchiaino di zucchero. Così il lievito si fa. Intanto si inchioda questa telecamerina, non lo so, adesso la sto provando appunto. E adesso abbiamo versato un goccino d'olio perché sarà un pane un po' appunto condito e l'acqua col lievito e andiamo a mescolare, ma mi sa che mi hanno staccato la planetaria per cui dovrò risalire, no, è attaccata e quindi procediamo. E adesso non ci resta che lasciare che la planetaria faccia il suo lavoro. Nel frattempo scaldo, preriscaldo il forno a 50 gradi. Non guardate il casino, ma è una casa normale quando la mattina ci si sveglia. Ho fatto i piatti finché la planetaria andava, eccola qua. Il nostro impasto è pronto e voilà, guardate, tiriamo via che lo mettiamo a lavare ed ecco il nostro impasto pronto. Adesso lo stenderò sulla carta forno e così lo preparo per metterlo in forno. Vediamo qua. Avete visto? Abbastanza semplice e veloce. Ho messo
mezzo bicchierino d'olio, per condirla un po', ecco, per non fare il solito pane biotto, ecco, da avere un po', però senza fare proprio la focaccia genovese, adesso la tirerò, per la focaccia genovese andrebbe poi fatti fuori con le dita, una volta che è lievitato, mescolare olio, acqua e sale grosso e spargerlo sulla superficie. Questo non lo farò, o forse lo farò, adesso vediamo. Non vorrei fare proprio la focaccia genovese perché è un po' condita, insomma, non è proprio dietetica, però vediamo, magari faccio anche quella. E intanto, insomma, prepariamo qualcosa. Così ho per un paio di giorni, abbiamo un po' di pane da mangiare, insomma, tanto i figli sono all'università e noi siamo in due, ci arrangiamo. Ed eccoci qua, abbiamo steso il nostro impasto e adesso che abbiamo preriscaldato il forno a 50 gradi, lo spengo e mettiamo dentro a lievitare, ovviamente. Adesso almeno un'ora e poi ce ne possiamo dimenticare. Allora, questa mattina volevo anche provare la macchina del pane, i prodotti vi metterò, se vi piacerà provarli, usarli, io sul primo canale metto il link, ho fatto una vetrina su Amazon delle cose che compro, alle volte trovate anche delle offerte, se vi fa piacere, le metterò anche qua in questo secondo canale. Oh, questa macchina del pane che va molto bene della verità, però le ricette sono abbastanza sempre quelle. E volevo provare a fare una specie di pan brioche, di pan dolce. Boh, adesso vado a vedere su internet qualche ricetta e poi ci vediamo. Allora, ho tirato giù un po' di ricette per il pan brioche. Chi dice 200 di latte, chi dice 50, chi dice 100, 80 grammi di zucchero. 20 grammi di zucchero, 30 grammi di zucchero, 50 grammi di zucchero, 15 grammi di lievito, insomma, ci proviamo. Io ci provo. C'ho qua il tutto, quindi apriamo il nostro fornetto, è tutto inserito e proviamo a mettere intanto mezzo chilo di farina, che è questo qua, dovrebbe essere mezzo chilo, adesso lo provo. Così nascono poi le ricette veloci che faccio sull'altro canale. Provo delle cose, poi quando le riesco a farle funzionare. Sono 417 grammi. E vabbè, ce li facciamo bastare. Allora, mettiamo la farina. Non so se si vedrà poi perché non ho acceso le luci in effetti, perché ho abbastanza luce dalla finestra. Bene, quindi poi cosa ci dicono le varie ricette? Oddio, dove ho messo il foglio? Qua. Allora, chi dice di mettere il burro, chi dice di mettere l'olio? Comunque, due uova, un pizzico di sale, 50 grammi di zucchero. Allora, due uova, vediamo se ho delle uova non scadute. Queste qua cadevano il 6 del 5. Forse è il caso di buttarle via. Bocciate. Queste, vediamo quando scadono. Il 17 del 5, quindi sono ancora buone. Quindi due uova. Eccole qua. Le altre due le tengo fuori perché visto che ci sono, farò delle cotolette col pollo, con i petti di pollo. Di solito non mangiamo mai uova, ma visto che preparo per la settimana, diciamo, vabbè, la farina ce l'abbiamo già messa, pizzico di sale, 50 grammi di zucchero. Userò lo zucchero di canna o uso lo zucchero semolato? Uso lo zucchero semolato, dai. Allora, adesso pesiamo, poi vi faccio vedere. Oh, io ho fatto una media, ho messo 70 grammi di zucchero, anche perché a me, se devo fare il pan brioche, deve essere dolce. Eccolo lì. Adesso abbiamo le due uova, poi ci sarebbe il latte. 200 ml di latte, però dipende da quanto burro si mette, dicono.
Io burro quasi quasi non ce lo metterei per farlo un po' più leggero, se no mettiamoci un po' di burro, vediamo quanto ce n'è qua. Qua mi sa che non è rimasto più niente. Sì, c'è un pezzettino di burro così. Vediamo quanti azzeriamo la tara qua. C'è un 25 grammi, ci sta dai, 25 grammi di burro. Quindi 25 grammi di burro. Metteremo 200 ml di latte. Metteremo se c'è. Adesso devo guardare se ho il latte, però. Se no siamo nelle peste. Prendo quei 60 grammi di burro, quanti erano? Nel microonde, così li butto dentro e via che vaga. Facciamo un po' così. Sì, io non sono molto. Dopo quando vi faccio le ricette, faccio le dosi giuste. Però quando provo qualcosa vado a spanne, proprio a spanne, a naso. Poi ogni tanto vengono fuori anche delle schifezze. Boh, adesso vediamo il latte. Azzeriamo sempre la tara. Il latte mi sembra buono. E sono 230, la diceva 250, però se mettiamo due uova invece che un uovo, intanto io metto lì, poi vediamo. Adesso abbiamo le due uova e invece che fare il lievito, poi la vanillina, gli butto dentro una bustina di lievito vanigliato. Spero di averne ancora. Spero di averne ancora. Aiaiaiaiaiaiaia. Mi sa che il lievito vanigliato non c'è. Ah sì, forse no. Sì, ne ho una bustina. Salvo in extremis, devo ricordarmi di prenderlo. Una bustina, ne avrei due a dire la verità, una bustina di lievito vanigliato, per cui buttiamo quella. C'è anche un pizzico di sale e ci manca le due uova. Mettiamo le due uova, guardate pazienza, ma siccome lo sto facendo senza voler riprendere, una. Funzionerà o non funzionerà? Ah, bisogna accendere. È vero. Ma non funziona. È staccato. Ah, è staccato, è staccato. Allora. Dobbiamo attaccare la spina. Da qualche parte, se riesco a inserirla. E non ce la faranno i nostri eroi, non ce la posso fare. Attacchiamo quella lì. Oh, là. Eccolo lì. Allora, start. Bene. Se verrà, vedremo. Vedremo un po' come viene. E adesso ci dedichiamo a fare le nostre cotolette. Ecco, adesso faccio queste cotolette. Sono questi petti di pollo, li batto col batticarne e poi ovviamente faccio il solito discorso uova, pan grattato e caofilò e me la batto lì, dai. Non vi faccio vedere tutta la procedura, siete chi mi segue di solito sulle ricette, una brava massaia, o comunque anche se è un ragazzo o un uomo, sai che insomma si passa la fettina nell'uovo e poi nel pan grattato. Faccio vedere il risultato finale, tanto le batto. Va bene, ci vediamo fra un po'. Allora, intanto ho battuto i petti di pollo. Eccoli. Poi
mangeremo due oggi, gli altri lasciamo. Intanto vediamo come va l'impasto. Mi pare che stia andando bene e quindi lasciamo lì che lavori. Adesso le impano, ci vediamo fra un po'. Bene, ecco qua le nostre fettine impanate, adesso le cuocio. Così poi basta solo scaldarle, un po' come quelle che trovate prefabbricate nei supermercati, no? Che poi le mettete nel forno microonde o nel forno normale, oppure una botta in padella con appena appena proprio mezzo cucchiaino di olio, giusto perché non attacchi sulla padella non aderente. Nel frattempo che le cuocio, rispondo a tutti i vostri commenti, alle email che mi arrivano. C'è chi mi chiede consiglio per comprare un coltello, chi un elettrodomestico, chi mi scrive ovviamente per la vita dopo la morte, siete tantissimi, chi mi chiede perché magari ha appena perso un parente, un amico, e un caro e quindi vuole sapere un po' se ci rivedremo e quindi rispondo un po' a tutte queste cose. Ci vediamo fra un po'. Eccomi qua, ho risposto a quasi tutto perché ho ancora tutti i commenti dell'ultimo video e intanto ho cotto le cotolette che sono pronte, un paio le mangeremo a pranzo e il resto vediamo, le metto nel 0 gradi, posso mangiare domani, dopodomani, oppure posso anche congelarle e tirarle fuori al momento e scaldarle. Questo è stata un po' questa mattinata, sono le 11:38. Adesso qua ho la Holly, guarda, ho la Holly, la porto fuori un pochino a fare qua un giretto in giardino, intanto pulisco un po' alcune cose del giardino e poi pranzerò. Ci vediamo più tardi. Vi ricordate l'impasto che avevamo fatto prima? Eccolo qua. Guardate come è lievitato. Bene, come ho detto, non la faccio come una focaccia genovese, però magari appena appena un pochino così con le dita e gli mettiamo un goccino d'olio così che si bisognerebbe mettere olio, sale. Ma noi facciamo solo così, un goccino d'olio, glielo pennello su e così diventa un po' dorato e un po' più saporito, ecco. Eccolo lì. Beh, adesso appena il forno sarà in temperatura inserisco dentro e voilà! Tanto vediamo come procede il pan brioche. Tanto ho ancora 2 ore da stare lì, vedremo come viene. Ecco qua, appena tirate fuori dal forno come sono uscite le nostre due pane focaccioso, chiamiamolo così, pane focaccioso. In realtà è fatto come la focaccia genovese, ma non ha tutto sul condimento. Vedete che è asciutto, bello croccante, dentro sarà ovviamente morbido. E vediamo nel frattempo come sta procedendo. Non andrebbe aperto, ma noi lo apriamo. Inizia a lievitare. Bene, vedremo poi se viene questo specie di pan brioche. Viene proprio come un biscotto, ovviamente come un biscottone di pane. Buono? Buono, buono. Vediamo cosa dice la Holly. È buono anche per la Holly. Ed eccoci qua stamattina.
dopo che abbiamo fatto tutte quelle cosine lì a casa, due passi, una passeggiatina con la Holly, e questa è la mia giornata di riposo, chiamiamola così, di riposo. Adesso vi faccio vedere uno scorcio di lago che è meraviglioso questa mattina, veramente bello. Qua, allora, vi faccio vedere un pezzo di lago. Guardate che meraviglia. Guardate, l'acqua è quasi trasparente, dopo il fondo non è bellissimo perché ci sono le alghe in fioritura a questo periodo qua. Vedete quelle macchione verdi, sono le alghe. Eccoci qua, questa è la mia giornata di riposo. Sto pensando a tanti che mi scrivono per il corso. Per il corso spirituale e mi dicono: faccio fatica. In effetti, io sono anche fortunato perché posso, ovviamente, non a queste ore dove ormai inizia il caos, la gente che si muove avanti e indietro, ma posso rilassarmi guardando questo paradiso terrestre. Una bella fortuna. Qui spero che anche questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi anche a questo canale se vi fa piacere vedere un po' di vlog da Babbione, ovviamente. E mettete il like, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Armando. Ciao!